Benvenuti in questa nuova puntata di Performance PPC Show. Vi presento Fabio e Luca Facin, creatori di Performance PPC, Performance Go, Remote Project Management Fatti Valere, percorsi di affiancamento di consulenza e informazione in ambito marketing e management per lo sviluppo del business digitale. Sono autori del libro Sognavo la libertà e Remote Project Management. Buona visione! Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo Fabio e Luca Facin, i fratelli del digital e con il Performance PPC Show, quindi questa diretta che facciamo ogni giovedì, vogliamo condividere strategie per ottenere risultati online, quindi per sviluppare il business online. Stesse strategie che abbiamo applicato noi e ci hanno aiutato a partire da zero e arrivare poi a ottenere delle soddisfazioni online. E quindi poi quello che vogliamo è condividere appunto queste strategie per aiutare anche altri imprenditori, professionisti a fare lo stesso. E chi ci segue sa che con noi bisogna sempre e comunque lavorare, ok? Online non arrivano risultati dal nulla, bisogna fare cose, e oggi infatti parleremo proprio di una cosa da fare, cioè come creare il libro, come scrivere un libro e pubblicarlo online in modo indipendente, senza editori, e vedremo un po' pro e contro di questa soluzione. E anche noi appunto abbiamo pubblicato diversi libri, ne parleremo anche oggi, e quindi questo è un po' il tema di oggi, giusto Luca? Grande Fabio, hai espresso in 3 minuti tutto il nostro posizionamento, inimitabile, gli unici fratelli del digital marketing che sono qua in maniera pratica a spiegarvi delle cose. Oggi argomento interessantissimo, come sempre, perché facciamo poca formazione, vi spieghiamo come si può fare un libro da sé, come si può scrivere facilmente un libro e pubblicarlo. Quindi un oggetto fondamentale per il vostro marketing è molto potente. Oggi vi ho qui anche degli esempi, attenzione, perché in anteprima, vi avevo già mostrati una volta, ma io ce li ho già tutti in mano, tutti i libri della nostra collezione. Ne parleremo dopo, abbiamo fatto una collana di libri, dopo magari accenniamo, però per dimostrare solo come abbiamo fatto farli, quindi magari c'è chi li fa e li usa solo per il proprio marketing, noi li utilizziamo. Anzi, vi spieghiamo come usiamo i libri nella nostra strategia. Quindi restate con noi oggi, condividete questa live, condividetela con la vostra rete, perché può essere utile a tantissime, tantissime persone. Come sempre, sarà una live. Condividete, siamo live dal mio profilo personale Facebook, dalla pagina e nel gruppo, il laboratorio, la fabbrica di fatturato. E per cui, appunto, condividete perché... Come sapete, condividiamo sempre cose molto molto pratiche, delle strategie pratiche e andiamo dritti al sodo. Quindi oggi questo è l'argomento, lo metto anche qui. Okay. Come state? Intanto voi, volevo aprire una parentesi prima di partire, Fabio. Stiamo partendo con i bootcamp per chi è entrato in operazione campo, il nostro percorso per creare la tua macchina di lead generation online. Operazione K è un percorso di quasi addestramento militare, tanto è duro, io vi avviso, volevo già mettere le mani avanti, preparatevi perché saremo i vostri sergenti e sarà un percorso che farete, una cosa tipo Marines, ok? Perché i Marines fanno un addestramento così duro? Beh, perché entrare in un gruppo d'élite attraverso un percorso difficile vi lega in maniera più forte a questo gruppo. Riuscirete ad ottenere dei risultati sudati e quindi sarete anche voi più soddisfatti di quello che avete ottenuto. E oggi, per ottenere risultati online, bisogna fare fatica, ve lo diciamo già, bisogna fare delle cose e bisogna farle, ok? Quindi noi vi diremo che cosa fare. Adesso iniziano, ci sono le date, prenotate già tutte e quattro le date di bootcamp subito, non aspettate a farne una alla volta. E alla fine di ogni bootcamp, di ogni sessione in cui faremo insieme degli esercizi live di 2 ore in Zoom, guardate che non sarà una cosa dove state lì seduti a guardarci, ma parleremo direttamente con voi, vi daremo un elenco di cose da fare. E questo elenco di cose da fare non va fatto in 2 anni o in 2 mesi, va fatto in 2 settimane, perché poi c'è la sessione successiva.
Quindi io farò da manager e vi scriverò le to-do list, le attività che dovete fare, e controllerò che le facciate in tempo. Preparatevi, perché ve lo dico, ci sarà da lavorare, perché io e Fabio siamo qua a dirvi cosa da fare per andare a ROI e ottenere dall'online ritorni su un investimento del 300-400%, 2000%, come è successo a tanti nostri clienti. Ma dovete fare delle cose, ok? Quindi metto già le mani avanti, non preoccupatevi, tenetevi liberi, perché fino a Ferragosto c'è da fare, ok? Studiate già i corsi che avete preso. Così da settembre poi si parte con le campagne su un sistema di conversione funzionante, finalmente, che non, esatto, non sprecherete più budget. Sarete tra i pochi in Italia ad averlo, tra l'altro, oltre a noi, vista la situazione com'è. Ok, allora ragazzi, se ci siete, avete condiviso, ciao Roberta. Ok, eccoti qua. Roberta, sei entrato in operazione K, non ricordo. Comunque sempre sia. Spengo la relazionata. Vitamina C. Oggi Roberta parliamo... questo è un po' il tema, un po', per riprendere quello che hai detto adesso. Abbiamo molti che si rivolgono a noi per le consulenze, noi prescriviamo quello che devono fare per arrivare al risultato e puntualmente non lo fanno. Ci sono molti, c'è chi invece ci stupisce. No, spieghiamo i due prototipi, Fabio, perché c'è anche chi è bravo, cioè, veramente bravo. Ci sono alcuni che veramente arriviamo in consulenza e diciamo, ma davvero le hai fatte tu queste? Cioè, quindi c'è chi studia i corsi, li applica e quindi diciamo che sfrutta al massimo tutto quello che possiamo dare. E questi sono quelli che poi, fatalità, arrivano al risultato. C'è invece chi si rivolge a noi, diamo delle indicazioni precise, noi non diciamo mai, né in fase di vendita né in fase di consulenza, non diciamo mai che sarà tutto facile, che è tutto facile e immediato. Da sempre diciamo che bisogna fare delle cose, bisogna fare, ragazzi, bisogna fare. Noi stiamo facendo, sabato abbiamo finito una promozione, lunedì abbiamo lanciato i nuovi libri. Ma perché? Perché quei libri ci stavamo lavorando nei mesi scorsi e adesso stiamo già lavorando ai nuovi prodotti che lanceremo magari a settembre, a dicembre o a gennaio dell'anno prossimo. Quindi bisogna fare, ok? E questo è un vantaggio perché tutti i vostri competitor lo stanno facendo, ok? Quindi se voi fate qualcosa, sicuramente farete meglio di loro e li supererete. Quindi c'è anche chi arriva da noi, fa la consulenza, gli diciamo cosa fare, tempo 2 settimane ci scrive non stanno arrivando risultati. Andiamo a vedere, ok, non hai fatto tutte le cose che ti abbiamo detto di fare. Quindi se non fai le cose, i risultati non arrivano, ok? Quindi, ragazzi, bisogna fare nel business. E oggi vediamo appunto cosa fare nell'ambito libri, quindi perché è importante anche creare dei libri, scrivere dei libri e come... Puoi pubblicarli anche in modo semplice, anche senza un editore. Yes, yes. Quindi vedrete che quest'estate non vi annoierete, perché vi diamo un po' di cose da fare. Roberta Arcuri scrive, vitamina, massima conversione, massima persuasione antidoto. Okay. Hai il top, Roberta. Hai il top, brava. Anche noi stiamo continuando a studiare, stiamo facendo dei nuovi corsi, e Fabio, e stiamo già applicando. Non so, notate le differenze, guardate sempre cosa facciamo attorno a noi, no? Sì, anche sì. Questa è una lezione. Ok, allora, Roberta, resta con noi. Beh, no, non hai operazione K, però va bene, sei autonoma, vai tranquilla che hai tutto. Comunque, la parte importante sono i corsi, massima conversione, massima persuasione. Poi il resto è una spinta nostra che vediamo durante le sessioni di operazione K. Noi andiamo, siete voi che dovete parlare, non vi spiegheremo cose nuove. Andremo a vedere quello che state facendo e vi diciamo quali sono i passi che dovete fare. Ok, va bene. Allora, libri. Perché i libri, Fabio? Prima di tutto, perché uno dovrebbe scrivere un libro? Premesso che non parliamo di libri di narrativa, non parliamo di libri per il piacere della lettura, ma parliamo di libri di business, quindi libri per il vostro posizionamento. Il libro è un oggetto che... tra i tanti, uno di quelli che vi posiziona meglio proprio come esperti in una determinata area. Quindi se siete degli esperti di Taekwondo o di Krav Maga, chi è che Lorenzo Restucci, vediamo se è qua,
potreste fare un libro su questo, dedicato a una nicchia specifica di mercato, e questo vi aiuta a elevarvi come esperti. Quindi stiamo parlando di libri di business. Ok, noi abbiamo fatto dei manuali, non sono libri di narrativa, questi sono manuali. Chi li ha letti mi ha detto: guarda, come aver fatto un corso di marketing. Ok, non vuol dire che sono noiosi da leggere, ma vuol dire che hanno dei contenuti specifici per un determinato motivo, che sono per il piacere della lettura. Quindi parliamo nello specifico di questo oggi. Anche voi potreste voler creare un libro, no? Quindi vediamo un po' come fare. Poi vi dico, anticipo già, non pensiate che scrivere un libro sia la cosa più difficile del mondo. Alla fine sono 20.000 parole, che sono quanto? 5-10 articoli del blog messi insieme. Quindi se voi state scrivendo un articolo del blog una volta a settimana, nel giro di 2 mesi, radunandoli, potreste avere un libro. Cioè, è anche solo una presenza che potete, cioè, potete crearlo anche già con i contenuti che avete. Adesso magari vediamo anche un po' di strategie per scrivere un libro senza mettersi lì, aprire una pagina bianca e iniziare a scrivere. Perché esatto, anche esatto, noi, no? Gli ultimi libri sono nati in un modo smart, in un modo intelligente. E adesso vi spieghiamo come. Il libro comunque è un biglietto da visita. Adesso i bigliettini da visita, cioè, noi li abbiamo stampati anche noi un migliaio e li usiamo gran poco anche perché non ci si trova più fisicamente, però quando vado agli eventi mi porto via 10 libri miei. Adesso non ho qui il mio, eccolo qui. Ho questo libro, è il mio. Quando vado agli eventi e parlo di remote management mi porto via 10 libri. Perché? Perché io al posto del biglietto da visita do il mio libro, perché ci sono diversi vantaggi. Primo, beh, comunque se ve lo stampate su Amazon costa 1,90 euro la stampa, quasi come un bigliettino da visita. I vantaggi principali quali sono? Primo, che è diverso da un biglietto da visita. Il biglietto da visita le persone non lo guardano e lo buttano via, il libro no, il libro è difficile da buttare via. Io non so se siete mai riusciti a buttare un libro nel cestino, è veramente fastidioso, no? Non si riesce, lo tieni lì, perlomeno lo tieni in cima alla scrivania o nella tua libreria, quindi continui a rivederlo. Le persone è un insulto alla cultura buttare un libro, è contro. Io ho dei libri vecchissimi che dovrebbero essere buttati via, però dispiace. Allora lo mettiamo in libreria e le persone continuano a vedere, continua a tornare il vostro nome sotto. Se poi lo leggono non è importantissimo, basta che lo vedano. Se poi lo leggono meglio ancora, perché un libro può essere tra virgolette una lettera di vendita, no? Nel senso che voi dimostrate, aiutate le persone dando delle informazioni e poi vi proponete come soluzione definitiva a quel problema. Qui ci sono delle nozioni fondamentali per gestire il lavoro da remoto, ma poi se qualcuno vuole proseguire, io ho messo dei riferimenti, può contattarmi e entrare in contatto con me in consulenza e andare avanti con delle vendite. Quindi il libro è uno degli elementi fondamentali. Io non sono per il regalarli online, cioè metterlo, c'è chi dice metterlo a 0 euro in Amazon, no. Però se ci incontriamo di persona è un bel regalo da fare, è un bel bigliettino da visita da dare. Quindi prima cosa per cui serve un libro è per posizionarti, farti conoscere e mettere un piede dentro la casa del tuo cliente, un piede a terra fisso, è come un regalino. È molto diverso un libro fisico rispetto a qualcosa di digitale come un ebook eccetera, perché rimani lì, rimani sempre di fronte a lui. Magari un giorno sta guardando la sua libreria, ti vede e si ricorda di te, o magari lo appoggia sopra la scrivania e quindi ogni volta che lo vede si ricorda di te. Ciao Massimo. E quindi è proprio un modo per entrare a casa delle persone e per fare in modo che si ricordino di te anche in momenti diversi, anche nel futuro, anche mentre non stai facendo, anche magari mentre non hai una campagna pubblicitaria attiva, ok? Oltre al fatto che ti fa percepire come un esperto di quel settore, ok? Quindi chi scrive un libro su un determinato argomento è perché è esperto. E vedremo che poi la maggior parte delle persone anche vedere un libro autopubblicato, un libro pubblicato con un editore non fa tutta questa differenza, ok? Cioè esatto. La percezione è la stessa. Esatto, adesso prima di vedere questa cosa, per fortuna avevo incontrati, guarda, stiamo parlando di cose praticissime, perché stiamo parlando del libro, no? L'avrete già sentito anche voi, tanti vi consigliano di scrivere libri, ma la questione è
che, ragazzi, dobbiamo cercare di fare quel 4% di attività che ci portano il 96% del risultato, o come volete metterla, il 20% di attività che portano l'80%. Quindi in questa live in particolare io e Fabio parliamo di libricini business veloci, come farli nel più breve tempo possibile e pubblicarli in autonomia nel più breve tempo possibile. Non stiamo parlando di anni, parliamo di settimane. Io, il mio record è stato fare un libro sulle nostre testimonianze, in 3 settimane era pubblicato. Fatto e pubblicato. Sì, l'hai fatto in un pomeriggio? Il libro l'ho fatto in un pomeriggio. Sì, bravo, giusto da dire. Il libro l'ho fatto in un pomeriggio. È il libro sulle nostre testimonianze che non è in vendita. Lo riceverete nei vostri pacconi. Anche chi è studente nostro, non comprate il libro cartaceo. Questi qua ve li mandiamo a casa. Ci costeranno comprateli se volete regalarli. Dai. Però in verità, io no, volevo dire, prendetevi l'ebook, che tanto sono 89 centesimi, così ce l'avete anche nel telefono, e fateci la recensione sull'ebook. Sono 89 centesimi, poi quando ci troviamo vi offrirò il caffè, cosa vuoi che ti dica. Però i cartacei, tranquilli, che comunque ve li mandiamo. Poi, se volete prendere anche i cartacei, questi che vi mandiamo li regalate, che mi sembra un bel regalo. Vabbè. Comunque, diciamo un attimo la promozione che abbiamo in corso, aspettiamo la fine. No, diciamola pure, dai, già che ci siamo, visto che stavo parlando. C'è questo libro che è uscito. Adesso noi abbiamo 4 libri, vi spiego solo come siamo organizzati. E cercate anche di capire la strategia che c'è dietro. Lezioni. Ok, abbiamo fatto un libro unico, io e Fabio. Abbiamo scritto un libro che era grosso così. Ok, un bel librone. Cosa abbiamo pensato? Perché invece di pubblicare un libro in Amazon non lo dividiamo in 4 fascicoli, visto che sono 4 argomenti diversi, e lo pubblichiamo un fascicolo alla volta? Abbiamo fatto così. Questa settimana è uscito questo, il manuale della strategia di digital marketing, dove parliamo solo di strategia. Settimana prossima esce il libro giallo, che non vi dico che cos'è. Questa settimana è uscito questo libro. Potete prenderlo questa settimana, 89 centesimi, 4 euro, è il prezzo minimo di Amazon. E se ci fate la recensione, noi siamo molto contenti, tanto che vi regaliamo un pezzo di un videocorso nostro che è Vendere grazie a Internet, un videocorso che è in vendita al valore di 199 euro. Recensione in Amazon. Recensione in Amazon, quindi dovete acquistare, potete acquistare l'ebook a 89 centesimi o il libro a 4 euro e lasciare la recensione in Amazon, perché è molto importante per noi far capire poi il valore che c'è dentro il libro. Quindi per diciamo stimolarvi a lasciare la recensione, lasciatela in Amazon nella scheda prodotto e vi sbloccheremo una parte dell'evento Vendere grazie a Internet, che ora è in vendita, e poi anche chi ha partecipato comunque non può rivedere se non lo acquista, per cui sbloccheremo un quarto dell'evento Vendere grazie a Internet per ogni recensione di ogni libro. Sono 4 libri, se recensite, praticamente se acquistate anche i 4 ebook, sono 89 centesimi, 9, 18, 23, 3,60 euro di 4 ebook, 4 recensioni e ricevete sbloccato l'intero corso Vendere grazie a Internet con la piattaforma, lo potete esattamente come gli altri corsi che avete, perché è già studente, e potete accedere quando volete e vedere tutto l'evento. Sono 6 ore di evento e praticamente ce l'avete con 3,60 euro avete tutto l'evento per sempre vostro, oltre ai 4 libri. Per cui... Sì, questo è un esempio, come questa è una campagna. Questa è una campagna, è una campagna che non ha la campagna Facebook, Fabio. No, non è campagna Facebook. Sì, questa è una campagna di marketing per lanciare dei libri. E come è stato? Come è nata questa campagna? È nata con un'ora di brainstorming tra me, Luca e Youssef, che ci supporta in tutte queste attività. Ci siamo fermati un'ora, abbiamo parlato un'ora di strategia, di come fare per lanciare, e dopo un'ora è venuta fuori questa idea. Quindi un'ora di pensare. Il marketing è questo, ok? 90% pensare. Pensare a un prodotto innovativo e a un modo innovativo di comunicarlo, di presentarlo. Poi, una volta trovato, quindi il 90% del tempo è stato pensare alla strategia, una volta trovata la strategia, in 10 minuti ho creato la campagna Facebook e abbiamo pubblicato i libri. Okay. Cioè, poi la pratica, l'operatività è il 10%. Ed è qui che molti si fermano. E molti non dedicano quel 90% del tempo a pensare. O magari lo vogliono delegare a un'agenzia web esterna. No, è importantissimo questo. Il punto è pensare. Pensate a come innovare.
Cioè, se dovete creare un webinar, non date un nome banale al webinar, un nome che le persone, i vostri potenziali clienti possono facilmente skippare, perché ne vedono, cioè, facilmente saltare, non ci fanno attenzione, perché come quel webinar ne possono trovare tantissimi altri. Cioè, pensate a un nome specifico, pensate a un argomento specifico per il webinar. Noi per trovare la fabbrica di fatturato, 2 mesi ci abbiamo pensato, 2 mesi per fare brainstorming in 6 persone, ok? 6 persone a fare brainstorming su come chiamare l'evento, cosa fare dentro l'evento. Una volta che abbiamo capito questo, una volta che abbiamo trovato il nome, trovato la grafica, trovato gli argomenti, mi sono messo in mezza giornata e ho fatto tutte le campagne, ok? Quindi poi ho implementato la campagna. Quindi 2 mesi di pensare, mezza giornata di fare operativamente la campagna. Così deve essere anche per voi, dovete poi pensare... 300% di ROI, cioè andato da Dio, è stato il lancio record operazione K, però ragazzi abbiamo lavorato 2 mesi in 10 alla fine, tra uno e l'altro che copriva, cioè non è... c'è da lavorare. E dobbiamo ancora lavorare, e ancora abbiamo abbiamo i quattro eventi in Zoom, eccetera, eccetera. Però il discorso è questo, che la differenza nel successo o meno di una campagna marketing per lanciare un prodotto, lanciare un servizio, la fa proprio l'innovazione. L'innovazione del prodotto in sé, in primis, e poi l'innovazione della comunicazione. Perché se avete anche un prodotto bellissimo finale, cioè alla fine volete promuovere un corso innovativo con strategie innovative di marketing. E poi per promuoverlo organizzate un evento che si chiama Come trovare clienti online. Iscriviti al webinar. Capite che non ha appeal, è troppo generico. Ci sono miliardi di eventi che si chiamano Come trovare clienti online. Perché uno dovrebbe iscriversi al tuo? Quindi devi stare lì a pensare giorni perché uno si dovrebbe iscrivere al tuo evento. E lì vai a trovare l'elemento differenziante. Lì trovi quello che fa la differenza dopo nella campagna marketing. Cioè, ciao Nadia, grande Roberta ha preso il libro. Stiamo un po' divagando dai libri, però è un concetto molto molto importante. Anche il libro, pensate prima, cioè non pensate al libro, pensate perché dovete fare il libro, cioè qual è la strategia. Cioè noi non abbiamo fatto il libro per guadagnare dal libro, l'abbiamo fatto per una strategia che ci sta sotto, pensata. Mentre tanti, vedo il problema di quelli che non ottengono risultati con noi, magari vengono da noi che da anni stanno investendo online, non stanno ottenendo risultati, è che pensano che basti andare online, pubblicare una pubblicità, in qualche modo arrivano i risultati. Il problema è che era così fino a 2 anni fa, veramente bastava fare una pubblicità, non c'erano competitor, non c'era un mercato con tanta offerta come adesso e ti arrivavano le vendite, quindi sono rimasti lì. Oggi non è così, c'è veramente tanta competizione. Se non pensate a qualcosa prima che vi differenzi, se voi non potete vendere un prodotto, dovete vendere o voi stessi o il vostro brand aziendale. Le persone devono venire da voi per un motivo. Se vendete la stessa cosa, le stesse auto che vende un'altra concessionaria, è finita, online non potete starci. Quindi io, Fabio, ci teniamo a dire questa cosa, perché quando noi ci mettiamo lì a pensare alle nostre iniziative di marketing, ci pensiamo noi, non andiamo da un'agenzia esterna a dire cosa posso fare per trovare più clienti, non lo facciamo, e voi penserete, grazie perché voi siete gli esperti di marketing. Non è così. Siete voi l'imprenditore, dovete pensarci voi a questa cosa. Poi potete andare da Luca e Fabio che vi danno delle idee, vi dicono guarda, potresti fare il libro, potresti fare un webinar, potresti fare tante cose. Ti stimoliamo e ti tiriamo fuori le idee, ma di fatto devi metterci la testa, ok? Sì, anche perché appunto i tuoi clienti li conosci tu. Tu parli o il tuo team parla con i clienti, per cui appunto un consulente o un'agenzia esterna ti può aiutare a fare brainstorming, a tirare fuori le idee, però ci deve essere la tua disponibilità a metterti in gioco e a fare questo confronto, ok? Quindi abbiamo chiuso la parentesi. Chiusa la parentesi, no, ma ci tenevamo perché è veramente, veramente importante. E su questo batteremo fino alla fine dell'anno, eh? Vi faremo una testa così, perché chi ci segue in questa strada
e l'anno prossimo è ancora qua. Chi non ci segue non c'è più. Tra un anno, anche due anni... Finiranno, anche perché finiranno a breve quelli che mi lantano che sia tutto facile. Per cui sì, poi sì. Avremo finalmente, tra qualche mese, siamo sicuri che avremo anche strada più libera, perché finiranno tutti quelli che online dicono sì, fai così e ottieni i risultati. Li abbiamo già visti, hai visto come le aziende iniziano a chiedere risultati, hai visto Fabio, che bello. Vedrete delle cose, ne parleremo magari. Si sta muovendo qualcosa sotto, finalmente. Vabbè, chiusa la parentesi del perché fare il libro, quindi il libro è una delle cose che potete fare, ok? Pensateci, adesso vi spieghiamo, una volta che avete deciso come farlo, come si fa. Allora, come si fa un libro? Io ho detto, potete ricavare le informazioni per un libro anche da 10 articoli del blog, per dire. Oppure, Fabio, come si può fare? C'è una tecnica, no, che tanti conoscono per scrivere un libro. Sì, diciamo che scrivere direttamente, cioè trasmettere le informazioni dal cervello alla carta, diciamo così, dal cervello al file Word, è più difficile. Spesso è più facile, più immediato, più anche più efficace trasmettere le idee dal cervello e fare un audio, quindi registrare un audio, e perché così riesci a sviluppare meglio i concetti, okay, che hai in testa. Dopodiché riascoltare l'audio e scrivere il libro. Quindi fare questo passaggio intermedio, non direttamente dalla testa al file Word, ma registrare prima le tue idee, registrare quello che vuoi dire, perché così riesci a dirle in modo molto, molto fluido, e poi devi semplicemente riscrivere quello che hai detto, impostandolo meglio, quindi sistemandolo un po'. E questa è una tecnica che ti può facilitare nella scrittura del libro, se ancora non hai contenuti, e se tutti i contenuti sono nella tua testa praticamente, ok? Per chi c'era nell'evento La Fabbrica di Fatturato, abbiamo applicato questo processo alla landing page, per i testi della landing page, perché è un processo che ti aiuta a tirar fuori le idee che hai in testa. Se non sei uno a cui piace scrivere, questo processo ti aiuta a tirar fuori le cose che hai in testa e a scriverle giù. Quindi prima passi dall'audio, parli come fossi al telefono con un tuo amico, parli in maniera tranquilla, sciolta, della cosa. E questo ho visto tantissimi imprenditori che lo fanno benissimo. Poi riascolti l'audio e lo scrivi giù. So che voi non avete problemi tante volte a parlarne. Poi alcuni sì, alcuni non riescono nemmeno a verbalizzare quello che hanno in testa, e va bene, prendetevi il tempo, non è facilissimo. Se vi può aiutare, c'è anche un altro metodo. Io utilizzo nello specifico un altro metodo. Io faccio una mappa mentale del libro prima di scriverlo, quindi parto da un concetto fondamentale che è in mezzo. Io ho già un libro mio che devo scrivere, che si chiamerà ABCD, e che parte da un concetto centrale, e poi a questo collego vari concetti con una mappa mentale. Non so se conoscete le mappe mentali, sono elementi relazionati ad albero che formano una mappa. Con questo riesco a sviluppare le idee sempre dall'idea centrale, sempre più nello specifico, con tutte le idee che ci stanno attorno, e a quel punto, finita la mappa, ho il libro. Parto, inizio a scrivere capitolo per capitolo in base ai punti della mappa. È un'altra tecnica, dipende come vi trovate. Io mi trovo, per esempio, anche molto bene con questa. Sì. L'importante è mettere a posto le idee, mettere in ordine le idee prima di tutto. Quindi partire sempre dal buttare giù tutte le idee, per fare una lista di tutto quello che voglio dire nel libro, le varie sezioni, dopodiché ordinarle, quindi puoi aiutarti con una mappa mentale, eccetera, o con altri metodi. Ma adesso arriviamo. Questo serve, sì, Nadia, adesso ci arriviamo. Poi dallo scrivere e pubblicarlo è il passaggio successivo. Facilissimo. Ok. In copisteria, per la copertina, c'è una figura professionale che si occupa, un titolo accattivante, come fare il titolo, adesso ci arriviamo. Poi, questo, quindi se non avete già contenuti, dovete scrivere da zero. Ma in realtà potete sfruttare i contenuti che avete per realizzare dei libri in modo molto più veloce. Cioè, come ha detto prima Luca, se avete un blog, potete sfruttare tutti gli articoli del blog e unirli, creare un libro, ad esempio. Potrebbe essere un primo libro, un primo passo, okay? un vostro biglietto da visita. Oppure un'altra strategia è, se ci ascoltate
e fate delle dirette, fate dei contenuti video, eccetera, quindi create continuamente contenuti anche video, potete prendere quel video, una diretta di un'ora, darla a qualcuno se non volete farlo voi, quindi potete anche, questo è proprio il concetto del maiale, no? Cioè sfruttare al massimo ogni contenuto. Da una diretta Facebook di un'ora potete dare il contenuto a una persona che si occupa di trascrivere quello che dite, cioè quindi va a trascrivere pari pari, cercando di sistemare un po' diciamo, le frasi, quello che dite nella diretta. Dopodiché lo rivedete voi e quindi potete avere un libro con il minimo sforzo, perché fate una diretta su un argomento, toccate i vari punti di quell'argomento, qualcuno ve lo trascrive e poi semplicemente dovete sistemare quello che ha trascritto e il vostro libro è fatto. Okay, questa è un'altra tecnica molto, molto efficace. Per andare ancora più nella pratica, vi dico che ci sono dei freelancer, cioè libri professionisti che potete contattare online. Io ne ho trovati sul sito freelancer.com, ma ci sono vari siti che propongono questi servizi, come adesso non mi viene, Upwork. Okay. E questi freelancer ti possono chiedere 150, 200, 250 euro per trascrivere un libro, un libricino piccolo, però più o meno puoi trovarle queste cifre abbastanza bravi. Dovete stare attenti a chi selezionate, guardate le recensioni. Ragazzi, se volete vi do un contatto di uno che ha lavorato per noi, che è italiano, da qui, è abbastanza bravo, però non è che sia vincolante. Ecco, quindi, questo è un esempio, freelancer. Su freelancer potete cercare qui su Browse, e cercate tipo cosa può cercare? Cercate transcription, book transcription? Sì, copywriting o no, non copywriting, perché copywriting è più scrittura per l'online, così è proprio scrittura di libri. C'è chi scrive libri della mattina alla sera, cioè queste sono delle persone, professionisti come noi, che hanno una partita IVA, che vivono magari a Bali, non lo so, o ragazzi giovani che di lavoro vanno in queste piattaforme cercando lavoro e trovano persone come voi che glielo danno. Quindi voi date a queste persone l'incarico di trascrivere un video che avete fatto o di correggere un vostro libro o di tradurlo in inglese, loro lo fanno, ve lo mandano attraverso questa piattaforma, voi li pagate con la carta ed è finito. Vedete qui ad esempio, ho cercato su Upwork, qui dove io ho trovato i primi clienti, tra l'altro, come freelance 5 anni fa, e qui ad esempio ho scritto book copywriting, ho impostato location Italia e trovo tutti questi freelance che posso ingaggiare. Questo ad esempio $12 all'ora, questo $50 all'ora, $15 all'ora, Mattia, non so, voglio Mattia, vado qui e posso contattarlo, o posso prima creare qui posta job, posso creare il progetto, quindi scriverò voglio far trascrivere un libro da video a libro, ok? Cioè da video a scritto, e quindi mi inserite tutti i dettagli del lavoro e poi potete invitare le persone che vi sembrano in target. Oppure poi riceverete anche riceverete una ventina di persone. Loro si possono candidare e riceverete decine di candidature di freelance che vogliono fare questo lavoro per voi. Mi inserite il budget, quindi sono disposto a investire 100 euro, 200 euro, 500 euro per questo lavoro e riceverete le proposte. Stessa cosa per freelancer, c'è anche People per Hour, sono i più famosi. Oppure AdLens, anche AdLens, qui ci sono molti italiani. Sì. AdLens. Trova il freelance per il tuo progetto. Quale servizio ti serve? Io scrivo copywriting, copywriter. Forse okay, questo può fare una ricerca in italiano, non so. Sì, qui è tutto in italiano, AdLens. Qual è il tuo scopo? Ok, qui compilate questo questionario, un solo testo, lunghezza da più di 1000 parole, ho bisogno di un testo di prova, sì, eccetera, eccetera. Andate avanti, con partita IVA o anche senza partita IVA. Quanto può durare la collaborazione? Qualche settimana? Livello di qualità, quindi qui potete scegliere 3-6 euro per 100 parole, in base a quanto volete investire, e troverete anche delle persone più o meno esperte, no? Quindi potete scegliere anche la qualità del lavoro. Ha bisogno di pubblicarlo online? No, cioè nel senso che poi ve lo autopubblicate voi.
un'idea di budget da 100 a 1000 euro, tu sei un professionista, eccetera, eccetera. Qui inserisci i dettagli della richiesta e invii. Ok, quindi fate questi passaggi e pubblicate la vostra richiesta. Io avrei già potuto farlo adesso in un minuto. Ok, chiaramente poi devo curare tutti i dettagli, scrivere bene la richiesta, ma in 10 minuti l'avete fatto. In 10 minuti avete inviato la vostra richiesta e inizierete a ricevere dei contatti di persone che possono aiutarvi a scrivere il vostro libro, partendo magari da un video, appunto da una diretta che avete fatto. Sì, ripeto, io ho fatto fare diversi libretti, ho pagato dai 150, 250, 300 euro, c'è chi ti chiede 5.000 euro per fare un libro, chiaramente sono qualità diverse, dipende da quello che vuoi fare, ok? Trattate voi, e più o meno vi ho dato delle cifre, parti da quelle che ti ho detto io fino a quelle cifre là. Chiaramente quello dei 5.000 euro è uno scrittore professionista che ti fa il librone, che puoi pubblicarlo dall'editore. Se devi fare un libricino, il tuo primo libricino, prendi un freelancer, 150 euro di libro, almeno devi scrivere 150 euro, 20.000 parole e via. Ok. Ricordatevi di fare l'IP, Intellectual Property. È un documento in cui il freelance che ha scritto il libro dice che la proprietà intellettuale è totalmente tua e lui non può rivalersi, perché comunque l'ha scritto lui. È una cosa che normalmente queste piattaforme ti danno, compresa. Esatto, Lara. Il copywriter è fondamentale oggi per un'impresa, per un professionista. Quindi dovete farvi affiancare da qualcuno che trasformi le vostre parole, proprio come dice Lara, e che gli dia forma e maggior valore. È fondamentale oggi per riuscire a comunicare. Quindi siamo arrivati che dall'idea, da un video, dai post, dal blog, dai ritagli di giornale avete creato il vostro documento Word con il libro. Ok, fatelo in Word. Possibilmente, perché poi ho Google Doc, però Google Doc dopo bisogna passarlo in Word. Abbiamo visto che bisogna passare per Microsoft Word in qualche maniera. Quindi, una volta che avete il vostro libro in Word, minimo dovrebbe essere 15-20.000 parole. Cosa facciamo, Fabio? Bisogna passarlo alla pubblicazione. Allora, qua avete due strade. O lo pubblicate con l'editore, o ve lo autopubblicate. Chiaramente, in questo libro parliamo di autopubblicarcelo per una serie di motivi. Ok? Vuoi dirvi un po' i pro e i contro? Pubblicarlo con l'editore che puoi esserci nelle librerie, ok? Quindi puoi uscire nelle librerie e che puoi dimostrare che qualcun altro ha creduto in te e ha pubblicato il tuo libro, ok? Dalla mia esperienza personale, ho pubblicato un libro con un editore, ma adesso lo ripubblicherò per conto mio. Okay? Quindi ho voluto interrompere la collaborazione e lo pubblicherò in autopubblicazione. Così ho il completo e totale controllo della promozione dello stesso, perché diciamo che poi gli editori pubblicano centinaia di libri all'anno e non si possono concentrare sul marketing su ogni singolo libro. Per cui ho deciso di ripubblicarmelo da solo, nonostante ho avuto questa esperienza con l'editore e ci sta, ho provato, però voglio avere il controllo totale della pubblicità, della promozione del mio libro, e quindi farò così, ok? E quindi ci sono, sì, i pro sono questi due principalmente. Dimostri che puoi dire che qualcun altro ha creduto in te, ha creduto nel tuo libro e quindi l'ha pubblicato per te, e che hai la possibilità di uscire in libreria. Se le librerie lo ordinano, poi non è detto che sarà in tutte le librerie d'Italia. Quando viene pubblicato il libro, ci sono delle librerie che accedono ai cataloghi delle case editrici, vedono i libri che gli interessano e li ordinano. Okay. Ad esempio, il mio libro era stato ordinato da una cinquantina di librerie in Italia. Okay. E aggiungo, per entrare sempre nel lato pratico, allora, pubblicare dall'editore vuol dire trovarti un editore che ti accetta, mandargli il file, lui deve revisionarlo, deve correggerlo, te lo rimanda, la proprietà poi è sua, tu non puoi più ripubblicarlo da altre parti, ti van via 6 mesi, sì. Costo 3... dai 3 ai 10.000 euro può essere? Sì, perché poi se sei un autore sconosciuto, dimentica di guadagnare, devi pagare per farti pubblicare, ok? Dai 3 ai 9.000 euro, più o meno, quello che abbiamo visto.
penso che danno un centinaio, 200 libri così tuoi. Detto questo, questi sono più o meno i costi per noi comuni mortali. Se lo autopubblichi invece c'è il mondo Amazon, Amazon Publishing, ok? Con Amazon hanno fatto una rivoluzione, cioè effettivamente chiunque può pubblicarsi un libro in maniera abbastanza semplice. Costi sono 0 euro, non costa pubblicarlo. Loro non lo stampano finché qualcuno non lo ordina, quindi voi adesso ordinate il nostro libro, qui il manuale della strategia di digital marketing, ogni volta che lo ordinate Amazon lo stampa e ve lo invia, quindi non ci sono costi fissi iniziali. Se ve lo ordinate per voi pagate un fisso di 1,90 euro circa e ve ne mandano quanti volete, cioè Amazon ti dice guarda se vuoi io te ne mando anche 1000 a 1,90 euro e poi tu vendili come vuoi, sei completamente libero di farci quel che vuoi. Quindi dall'editore difficilmente ti fa pagare 1,90 euro a stampa, eh. Poi sono stampe anche diverse, però sono queste di Amazon, stampe abbastanza buone, di qualità, 1,90 euro ti arrivano a casa e li spedisci ai tuoi clienti. Quindi queste sono un po' le differenze per darvi i prezzi. Ok, in Amazon, quando lo carichi in Amazon, sei tu a gestire la vendita, quindi decidi il prezzo, puoi decidere di farlo in ebook e versione cartacea, puoi decidere di fare delle promozioni, aumentare i prezzi, diminuirli. Prendi una percentuale che va dal 35% della vendita al 70%, ok? Non vado a fondo sulle percentuali perché non ce ne frega niente, l'abbiamo detto io e Fabio, qui non stiamo parlando di vendere i libri per guadagnare, abbiamo detto all'inizio che cosa serve il libro. Il libro serve per vendere i vostri prodotti e servizi. Noi parliamo di questo tipo di libri, non di libri che vendono milioni di copie, diventi best seller, che no, no, non è quella roba. Allora, il libro rosso è davvero molto chiaro e facile di facile comprensione. Sì. Bene, Laura, mi fa molto piacere. Questi libri sono molto concisi, ok? Infatti molto, sono molto ristretti. Perché non vi vogliamo far perdere tempo con parole inutili solamente per allungare il brodo. Sono molto, molto concisi, vanno dritti al sodo. E in molti, cioè, chi l'ha letto, ci ha detto appunto è come fare un corso intensivo di marketing, no? Sono molto molto concentrati e sì, quindi sì. Va detto sotto, cioè, tutto quello che leggete è utile sì. E in mezza giornata l'avete letto, esatto, preso, brava Lara. Fateci le recensioni, ragazzi, fateci le recensioni che poi vi regaliamo un video corto. Ci servono le recensioni, se no non ci vede nessuno, ecco, poi vi prendiamo con voi nei vostri poi ci scambiamo le recensioni quando pubblicherete i libri, quindi serve le recensioni in Amazon nelle giornate. Allora abbiamo spiegato, dobbiamo un po' accelerare perché abbiamo spiegato le due strade, quindi autopubblicazione editore, andiamo avanti per l'autopubblicazione. Bene, avete il file Word, dovete importare, trasformare questo file Word nel libro in Amazon. Amazon vi dà già dei template, quindi dovete rispettare certe regole di Amazon. È facile, è difficile, è fattibile. A noi ha portato via qualche settimana, perché adattare 4 libri devi adattare la copertina e devi adattare il Word che c'è dentro la copertina. C'è uno strumento che si chiama KDP Creator, che puoi scaricarti gratis nel computer, che è un software di Amazon che serve per trasformare il file Word in un libro per Amazon. Oppure puoi formattare il file Word come ti suggerisce Amazon e caricarlo direttamente nella piattaforma in formato PDF, quindi hai già le pagine definite, lo carichi in kdp.amazon.com. KDP, metto il link, ragazzi, così non ci sono dubbi. No, non posso, vediamo, lo metto qua. kdp.amazon.com. Stiamo dando le informazioni. Aspetta che guardo intanto. kdp.amazon.com, lì potete caricare un libro sia per il cartaceo che per l'ebook, fate le due versioni, e va in vendita su Amazon, e da lì gestite tutto, gestite anche le vendite che ricevete da Amazon. Ciao Roberto, ciao. Guarda Fabio, ciao Roberto Chiara. Ah, ciao Roberto, grande. A piacere. Si è passato per un saluto, stiamo parlando di come pubblicare libri, quindi... Interessante, no?
Beh, ti ho invitato oggi al gruppo La Fabbrica di Fatturato perché stiamo aprendo, ho invitato un po' di amici per farci seguire, perché diciamo sempre cose insomma interessanti per chi fa business online, quindi Roberto Chiara per chi ha negozi fisici, seguite Roberto Chiara, seguite la Cliento School, che è la miglior scuola online per negozianti, quindi veramente sono il top, qualità del lavoro assurda, bravi, 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 Elena e Roberto. Ok, e c'era, come passare il libro in Amazon, che non è poi così scontato, quindi potete o farlo col KDP Creator, caricarlo in kdp.amazon.com in autonomia, altrimenti ragazzi, se io l'ho sempre fatti da me, siete troppo gentili, non ero passato per la pubblicità. No, vabbè. Non è pubblicità, è consiglio ad amici. Cioè, proprio poi sincero. Ci racconti come va nelle isole, se sei ancora nelle isole. Quindi ragazzi, anche qua, quando non sapete fare qualcosa, piuttosto, se volete ci perdete, allora o tempo o soldi, o ci perdete una settimana e ve lo caricate voi, altrimenti freelancer.com, vi prendete un freelancer e ve lo fate caricare, anche lì ci saranno i ragazzini freelance che caricano libri in Amazon dalla mattina alla sera, quindi ve lo fate altrimenti fare. Altrimenti magari lanciamo noi un servizio. Sì, guarda, stavo pensando a suggerire il nostro user che ormai è esperto, quindi sì. Già devo dare il contatto per chi scrive i libri, dopo in privato. Se volete un contatto di chi carica online, siccome stiamo facendo anche la performance publishing, poi ne parleremo, scriveteci e magari vi do un contatto. Sì, sì, sì. Il nostro user vi può aiutare in questo. Che si è fatto, Yusef, è lui che ha caricato i nostri libri in Amazon, in verità, si è fatto un mazzo così. Adesso ha capito, quindi... ok, c'è un'altra cosa importante che ha chiesto Nadia prima, la copertina e il titolo, come li faccio? Copertina e titolo sono fondamentali, sono libri che hanno venduto molto di più solo per aver cambiato la copertina a un certo punto. Allora, noi suggeriamo sempre di utilizzare strumenti più facili che ci sono. Noi abbiamo fatto tutto con Canva, non so se dobbiamo mettere un link anche qui. Canva è un software gratuito, generale, è un po' generalista, fa un po' di tutto. Abbiamo realizzato in maniera cioè ragazzi, in un pomeriggio abbiamo fatto le copertine, io devo ammetterlo, penso in totale sarà stata un'ora e mezza, e fatto le copertine con Canva. Ok, ti dà già dei modelli. Canva è un software online gratuito che ti fa fare le grafiche, ne abbiamo parlato tante volte. Ci saranno anche i software che ti permettono di fare le copertine. Amazon stesso, sempre su kdp.amazon.com, ti dà una interfaccia per farti la tua copertina. Questa copertina qua l'ho fatta direttamente in Amazon KDP. Non l'ho fatta fare, non l'ho fatta con un software, io l'ho fatta direttamente in Amazon KDP. Facile, mi ha fatto mettere una foto di sfondo, un colore e un titolo, era già fatto così, ho cambiato le scritte qui e qui, fatto il libro. Stessa cosa dietro. Ho cambiato le scritte qui, cambiato la foto, cambiato qui, fatto il libro. Voi dovete essere un po' così, su questi libricini qua. Sì. Ok. Intanto, c'era Laura, faccio un attimo una... Poi finiamo solo l'ultima parte, la pubblicazione. Sì, ok. Sì, per lasciare la recensione, ci stacchiamo un attimo. Per lasciare la recensione, qual è questo? Qui dalla scheda, adesso sono da computer, poi magari bisognerebbe fare vedere anche da mobile, però in realtà appunto qui per lasciare la recensione, se si scorre in fondo, qui c'è nessuna recensione ancora e qui potete scrivere una recensione e vabbè adesso io non posso, però da lì... No ragazzi, prima della fine delle live dovete scriverla. Tanto noi la vediamo perché ci vogliono 24 ore per pubblicarla, però vabbè. Canva è utilissimo, certo. Vediamo da mobile com'è. Sì, comunque vai pure avanti. Allora, abbiamo caricato il nostro libro in Amazon, tutto formattato correttamente, abbiamo fatto la copertina, il titolo, sì, lo so, è difficile fare il titolo. Allora, io un consiglio che vi do è guardare, cercare categoria, io faccio così, e guardo che titoli hanno, perché molto spesso mi ispiro a degli altri titoli che vedo vendere molto bene e da lì trago ispirazione per dei titoli, ok? A me piacciono i titoli parlanti,
non parole complicate che la gente non capisce, ma cavolo, il manuale della strategia di digital marketing, non c'è dubbio su che cos'è, non è marketing, non lo so, ok, grow marketing, no, io ho messo proprio il manuale della strategia di digital marketing, cerco di essere chiaro nei titoli. Remote management l'ho messo in inglese perché è una parola che ho portato in Italia fortemente, che non se ne parlava, e ho voluto fare il libro posizionato su questa parola. Però io consiglio titoli magari in italiano, parlanti, che parlino del problema che risolve il libro. Adesso non ricordo qual era quel libro, che si chiamava Amor astrologico e non vendeva niente. E poi hanno cambiato il titolo in... come, se non sbaglio, era questo il libro, come far sì che la tua donna ti chieda, non sia mai stanca di chiederti di andare a letto, non so, una cosa così. Esplosione, ha venduto milioni di copie, ok? Tanto per capire. Problema, descrizione chiara, non amore astrologico. Okay? Ok, abbiamo pubblicato il libro. Allora, quando l'ho pubblicato in Amazon, è importante fare quello che facciamo io e Fabio adesso, cioè... voi dovete pubblicarlo e subito farlo sapere a tutti i vostri conoscenti e la vostra lista. È qui che tutto è collegato. Dovete avere una lista di contatti. Noi abbiamo un database con i vostri contatti e con i contatti di tutti i nostri clienti, di migliaia e migliaia di contatti. Inviamo questa mail, diciamo acquista il libro e facci la recensione. Più libri vengono acquistati nei primi giorni, più Amazon ti butta su nella classifica e quindi più è probabile che ti vedano le persone e ti acquistino. Quindi... è una cosa, è una ruota, ok, che devi mettere in moto fin da subito. Appena pubblichi in Amazon devi pompare subito. Puoi anche fare delle campagne pubblicitarie in Facebook, puoi fare delle campagne pubblicitarie in Amazon. Ok, adesso io non possiamo andare a fondo su tutto. Se avete bisogno di supporto, scriveteci, possiamo fare delle consulenze, vi spieghiamo bene come fare. Possiamo fare anche delle campagne Amazon, sono abbastanza fattibili da tutti, vi spieghiamo come farle. Possiamo fare una consulenza intera su... per risolvervi i problemi se state pubblicando il libro, cioè anche questa non ci abbiamo pensato, ma ragazzi siamo qua, scriveteci, vi serve la consulenza di Yusef per pubblicarlo, di noi per promuoverlo, capire come anche i prezzi che si fanno dei libri devono cambiare dalla prima settimana alla seconda, non deve essere gratuito, vi possiamo dire diverse cose, quindi chiamate, qui c'è anche il numero, vi diamo le maggiori indicazioni. Comunque sappiate che all'inizio bisogna spingere a far promozione, a quel punto il libro parte e si va. Io ragazzi volevo solo condividere l'ultima cosa, questo libricino qua che mi è costato un'estate di lavoro l'estate scorsa, sempre per il discorso che non è fare business online non vuol dire andare dalle web agency a farsi fare le campagne, ma vuol dire lavorare. Io ho lavorato, ho fatto questo libro qua molto bello, che vi consiglio di leggere, ok, con le grafiche, ci ho lavorato, vendite qualche centinaia di libri, forse... bah, non so se ci ho preso qualche centinaia di euro, però l'ho già detto, questo libro qua mi ha portato il contatto importante di Mirko Gasparotto. Lui ha visto il mio libro in Amazon, l'ha comprato e un giorno mi scrive su LinkedIn e fa: ciao Luca, sono Mirko Gasparotto, vorrei parlarti. Caspita, è un idolo, cioè Mirko Gasparotto è un top imprenditore italiano, nonché formatore, è veramente un pezzo grosso. L'abbiamo avuto qua in live, no? Ne abbiamo parlato, vedete... magari Yusef linka la live dove abbiamo fatto l'intervista a Mirko Gasparotto e abbiamo parlato di cose interessanti, dell'importanza della formazione per gli imprenditori. Quel contatto lì non mi sarebbe arrivato. Io per lui sono stato l'esperto di remote management e adesso sto facendo diversi speech in giro per l'Italia, cioè presentazioni parlando di questo argomento. Quindi non è detto che succeda sempre. Mi è successo con questo libro, non con altre iniziative, ma se non fate tutte le iniziative non succederà mai. Sì, il segreto è sempre fare le cose senza aspettarsi nulla, ok? Quindi fare le cose senza aspettarsi che poi quella sia l'azione definitiva che ti fa svoltare. Quindi fare tante cose e 9 non funzioneranno, una ti porta ai risultati per tutte le altre 9 anche. E quindi questo deve essere l'approccio. E infatti... Luca ha scritto questo libro durante in 2-3 mesi, ogni giorno si metteva a scriverlo e scriveva un capitolo senza che nessuno glielo dicesse di fare, senza che nessuno gli avesse promesso che poi con quel libro
avrebbe potuto trovare il contatto di Gasparotto, avrebbe potuto vendere migliaia di copie, eccetera, eccetera. No, l'ha fatto semplicemente perché era una delle tante azioni che stava facendo in quel momento. Ok, quindi poi quell'azione in realtà ha portato risultati. Magari ne ha fatte altre che ne hanno portati meno. Ok, quindi ne abbiamo parlato anche qua dentro di queste cose. Quindi dentro il libro qua trovate anche questo discorso del fare strategia, del fare prodotto, messaggio prima della pubblicità. Quindi è assolutamente importantissimo, importantissimo. Poi questo mi è costato, no? Tutte le mattine un'ora dedicata a scrivere, è così. Di cosa parla il libro? Scusate, sono arrivato adesso. Ok. Ciao. Guarda, stiamo parlando di libri, come pubblicarti, scrivere e pubblicarti un libro. Quindi ti consiglio di vedere Elisabetta dall'inizio tutta questa live, perché è molto molto interessante, è molto utile se nella tua strategia vuoi scrivere un libro per posizionarti, venderlo e farti riconoscere come esperta. Adesso noi abbiamo appena pubblicato questo libro nuovo di palla, che fa parte di una collana di 4 libri. Questa settimana è uscito questo, nelle prossime 3 settimane ne escono altri 3 che io ho già qui in anteprima, ma non vi svelo, sono questi 3, e ogni settimana ne esce uno. E ha un prezzo ridicolo, cioè tipo l'ebook ci costa 89 centesimi adesso, potete prenderlo. Noi vi chiediamo una recensione. Questo libro parla di marketing strategico, quindi qui si parla di strategia. Primo libro, strategia. Se non fate giusta la strategia non andate da nessuna parte. Poi negli altri libri spieghiamo altri 3 ambiti fondamentali del marketing online, quindi fanno tutti insieme una collana completa in cui sai poi far marketing online. È come un mini corso da leggere sotto l'ombrellone. Sì, okay. Sì, e quindi stiamo appunto pubblicando, mettendo in promozione ogni settimana un libro, e trovate qui sotto nei commenti, anche sopra nella descrizione della diretta, il link, e con 89 centesimi vi portate a casa l'ebook con 4 euro il cartaceo, per cui è proprio una... Come una si realtà. Ordina? E ricordiamo una volta che poi per chi lascia la recensione in Amazon, e ho fatto vedere come fare... Quindi se... Come si ordina? Si ordina direttamente in Amazon. Sì, trovi il link nella descrizione qui in alto e nei commenti. Quindi il link al libro rosso. E da qui... E quindi non avete scuse, perché avete già messo la carta di credito in Amazon, quindi basta solo cliccare su acquista con un click. Il Kindle è appunto l'ebook, oppure la copertina flessibile del libro cartaceo. Puoi acquistarlo semplicemente in Amazon e poi lasciare la recensione. Per lasciare la recensione, poi scorrete in basso, sotto a tutti gli altri consigli, eccetera, e qui sotto avete il pulsante scrivi una recensione cliente. Ok? Ricordo che chi lascia la recensione lo premiamo con un quarto di evento Vendere Grazie a Internet, che è un evento di 6 ore che abbiamo fatto a febbraio, super apprezzato, abbiamo avuto delle recensioni fantastiche, che ora è in vendita a 199 euro, in offerta ancora per qualche settimana a 99, quindi ora per acquistarlo dovete investire 99 euro, ma appunto se lasciate una recensione in Amazon a uno dei nostri 4 libri che pubblicheremo da qui le prossime settimane, sbloccherete un quarto di questo evento. Quindi lasciando 4 recensioni sbloccherete l'intero evento, e avrete quindi questo evento, che attualmente costa 100 euro, 99 euro, ce l'avrete gratis acquistando 4 libri praticamente. Quindi se acquistate 4 ebook e investite 3,60 euro, avete 4 ebook di valore molto pratici sul digital marketing, su come ottenere contatti e clienti online, più un intero evento di 6 ore. Se acquistate i 4 libri con 16 euro, avete 4 libri cartacei più l'evento da 6 ore. Quindi direi che è un win-win per tutti, no? Poi alla fine il marketing e le strategie di marketing, quello che dovete fare è sempre cercare di fare in modo che l'offerta sia un win-win per tutti. È un win-win per voi questo, perché chi ci segue ha la possibilità di accedere a un corso da 99 euro,
più avere 4 libri, che vale in verità è 199 e adesso è a 99, ma tra poco non lo so per quanto resterà, però va bene. E più 4 libri a 16 euro oppure 4 ebook a 3,60 euro, ok? Quindi non, è assolutamente un win per voi, ma è anche un win per noi, perché per noi sono molto importanti le recensioni. Quindi avere la vostra recensione per noi è importante, perché ci aiuta a farci conoscere altre nuove persone e a dimostrare il valore dei nostri prodotti ad altre persone. Ok, quindi... Win-win, vinciamo entrambi. Voi avete i libri, noi le recensioni e così. Ah, poi aumentano di prezzo da questo sabato, però vabbè. Devo tornare al lavoro, dice Roberto. Quindi questo libro rosso è in offerta fino a sabato. Da domenica, teoricamente, sale il prezzo. Grazie di tutto, buon proseguimento, ci dice Valentina. Ecco, io ragazzi, spero che voi apprezziate queste live, perché noi le facciamo perché vogliamo che chi ci segue innalzi il livello. Cioè, seguiteci, fate quello che diciamo, perché cresciamo tutti, ok? Se fate quello che vi stiamo dicendo e che insegniamo poi chiaramente nei corsi, potete ottenere buoni risultati, ma veramente. E lasciate indietro tutti quelli che sono là, che fanno corsi, ok, da tanto teorici, che non riguardano il business, che poi, o che magari fanno anche dei corsi buoni, ma non li studiano, o magari li studiano, ma non li mettono in pratica. Voi prendete i nostri corsi, li studiate e li mettete in pratica. Io vedo una differenza abissale quando vengono in consulenza tra chi ha studiato il nostro corso e l'ha applicato e da chi l'ha solo preso e ha guardato due lezioni. Non ha speranza. Chi non li guarda non ha speranza. C'è un abisso. E ho visto persone da 60 anni, 70 anni, 80 anni fare delle ottime campagne online dopo i nostri corsi. Ok? Mm-hmm. Quindi non c'è nessuna scusa del ma non capisco, eccetera. Ci si applica, si può fare. Quindi vi ricordo, grazie Francesca, vi ricordo che noi siamo in diretta ogni giovedì alle 13 con questo Performance PPC Show, e troverete poi anche la replica delle dirette nel nostro canale YouTube. Cercate Performance Pay Per Click in YouTube. Adesso vi metto qui anche, poi magari toglieremo questa live, resterà solo a voi che siete studenti, chi lo sa, voi siete sicuri di averla, perché c'è chi fa le nostre live. Le nostre live le carichiamo poi nelle nostre piattaforme dei corsi, ok? Quindi per chi è nostro studente ce l'avrà sempre. Nel canale YouTube invece è probabile che poi tra poco le toglieremo, perché sono dei veri e propri corsi, cioè in molti fanno pagare le informazioni che diamo durante il nostro Performance PPC Show ogni giovedì. Quindi per ora potrete ritrovare per ancora qualche giorno, qualche settimana, queste dirette qui nel canale YouTube. Cerca Performance Pay Per Click in YouTube e iscriviti al canale per non perdere tutti i video, e anche il nostro podcast. Quindi se vi piace ascoltare podcast, in tutte le piattaforme di podcast trovate Performance Pay Per Click podcast. Lara dice: ora so come fare, lo pubblico presto. O io pubblico presto, sì. Facci sapere, voglio vedere il libro, assolutamente. Perfetto, perfetto. Allora, ok, grazie Youssef, ha inserito il link nei commenti al canale YouTube. Ci vediamo al prossimo Performance Pay Per Click Show, giovedì prossimo, e mi raccomando... Iscrivetevi al bootcamp, chi è studente si iscrive, ragazzi, guarda che chiudiamo, guarda che dopo non potete venire. Iscrivetevi al bootcamp, sì, perché c'è chi ancora si è iscritto magari solamente alla prima data. Vi invitiamo a iscrivervi anche alle successive, ok? Già la seconda, la terza e la quarta. Quindi abbiamo due classi, dobbiamo capire bene come vengono distribuiti gli studenti tra le due classi. E quindi, in realtà forse Fabio ne abbiamo di più, cioè è da vedere, perché siete in tanti, cioè non lo so. Voi avete avuto due date, ma noi da back-end sto organizzando io, vi sto dividendo in varie classi, perché siete più di quelli che pensavamo, quindi è da vedere. Voi prenotate tutte, per ogni sessione prenotate tutte le sessioni, ok? Poi io vi smisto, ok? Perché siete di più di quelli che erano previsti. D'accordo ragazzi, grazie di tutto, io vi saluto, buona giornata e a giovedì prossimo. A giovedì prossimo, ciao a tutti, ciao ciao, ciao.